Non si può lasciare l'isola di Texel senza una punta di nostalgia e di amarezza. Amarezza per non aver dedicato più giorni a questa stupenda isola traboccante di natura incontaminata, paesaggi mozzafiato tipicamente nordici ed un'atmosfera così particolare che ci lasciamo alle spalle tornando sul continente. Ma cominciamo dall'inizio la storia di questo viaggio nell'isola di Texel. Quelle di Vaden sono una serie di isole a nord dell'Olanda, tutte allineate e delle quali la maggiore è l'isola di Texel. Lasciamo Amsterdam per raggiungere il porto di Den Helder, da dove partono i traghetti per Texel, ed una volta sbarcati sull'isola raggiungiamo Koksdorp, la punta estrema famosa per il faro e le ampie spiagge. Il porto di Helder, dove ci troviamo in questo momento, è il punto più settentrionale dell'Olanda. Da qui prendiamo la nave per essere traghettati sull'isola di Texel, la maggiore delle isole Vadden, conosciute anche con il nome le isole Frisone. Con un biglietto di soli 25 euro andata e ritorno, ci imbarchiamo su uno di questi giganteschi traghetti, peraltro molto confortevoli, puliti e ben organizzati, ed in soli 20 minuti raggiungiamo il piccolo porto di Het Wonge, punto di sbarco sull'isola. Una volta sbarcati sull'isola ci muoviamo lentamente in direzione Koksdorp, l'estrema punta settentrionale famosa per il suo faro. Ci muoviamo lentamente in quanto già percorrendo questa comoda e scorrevole arteria litoranea ci rendiamo subito conto della bellezza unica di questa natura, del paesaggio tipicamente nordico e della particolare atmosfera che si respira tutto intorno. Dopo circa 20 km cominciamo a intravedere l'inconfondibile sagoma del faro di Koksdorp, meta del nostro viaggio. Dopo una lunga operazione per l'imbarco, siamo giunti finalmente nell'isola di Texel. Texel è famosa per le sue pecore. Esiste però anche una nutrita colonia di foche. Sperando in un po' di fortuna forse riusciremo a vederle. Il simbolo di Texel, oltre alle migliaia di pecore presenti sul territorio, è il magnifico faro che si erge sull'estrema punta nord. Di colore rosso acceso, si trova su una delle spiagge più ampie della parte nord dell'isola. Una pista ciclabile al di sotto del piccolo villaggio del faro ci conduce proprio ad una di queste spiagge. Con un arenile che si estende per 30 km, l'isola di Texel è un autentico paradiso per gli amanti delle spiagge. Prendiamo un'altra delle tante piste ciclabili presenti ovunque, tutte ben descritte e chiare nelle indicazioni, che ci conduce proprio nel cuore della riserva naturale di Slofter, l'unico ambiente dell'Olanda in cui l'acqua del mare del nord può ancora fluire liberamente, tant'è che dopo ogni mareggiata persino l'intera laguna è ricoperta dall'acqua. Continuando attraverso la riserva naturale, ricca della più svariata vegetazione e fauna, raggiungiamo dopo pochi chilometri uno svincolo per piste ciclabili che ci conduce direttamente dentro il villaggio di Koksdorp. L'isola di Texel comprende nel suo territorio alcuni piccoli borghi e 7 villaggi, tra i quali Koksdorp, proprio dove ci troviamo adesso. Il villaggio nacque come piccolo porto a cavallo tra il 1835 e 1836. In origine fu chiamato Newdorp, villaggio nuovo, e solo pochi mesi dopo fu ribattezzato Koksdorp in onore a De Kock, che in sole 20 settimane fece costruire sul posto un'importante diga. Le isole di Vaden sono una meta turistica apprezzata soprattutto dagli abitanti del nord della Germania, Olanda e Danimarca, che possono raggiungerle in barca, ma alcune anche a piedi nelle ore di bassa marea. Le isole, infatti, in particolari condizioni di bassa marea, sono connesse con la costa da una striscia di terra fangosa il cui attraversamento viene chiamato Vadlope. Texel è la patria delle pecore, una razza olandese proprio originaria dell'isola, presente in un numero di circa 14.000 esemplari, addirittura di più degli abitanti. Selezionata già nell'Ottocento, è stata modificata nel XX secolo con l'apporto di due nuovi tipi di sangue. Lo scopo del miglioramento era quello di ottenere una razza da carne con rapido accrescimento
e carne dal basso contenuto di grassi. Il successo è stato tale che adesso la pecora di Texel viene allevata anche nel Regno Unito, Australia, Stati Uniti e Nuova Zelanda, visto anche la facile adattabilità a tutti i tipi di clima. Texel deve la propria fortuna turistica sia al patrimonio naturale assai ben protetto, sia alla perfetta integrazione tra uomo e territorio che ha prodotto interessanti forme insediative. È anche una riserva avicola. Più di 300 specie di uccelli depongono le uova in riva agli stagni di acqua dolce presenti un po' ovunque. Il paesaggio che si presenta offre la possibilità di svariate escursioni tra brughiere, boschi, dune e villaggi, spiagge immense, terreni paludosi con acque dolci e salate. Sembra di essere veramente fuori dal tempo. Molte sono anche le fattorie con animali liberi nei campi, che nelle giornate di sole rendono questi luoghi veramente suggestivi. Le isole di Vaden, più note come isole Frisone occidentali, rappresentano l'anima e l'essenza dei Paesi Bassi, un connubio tra la cultura del mare e della terra che convivono insieme e che sono in grado di rappresentare lo stile di vita di un'intera nazione. Di tutti i magnifici paesaggi regalati all'Olanda dal mare, quello di Vaden e delle isole Frisone è sicuramente il più straordinario. Queste isole sono diventate ormai una meta molto popolare per le attività di ogni sorta, non esclusi gli sport particolari. Appartenente non solo all'Olanda, ma condiviso anche con Germania e Danimarca, il mare di Vaden, con le sue isole, sono stati inseriti nel giugno del 2009 tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO proprio per il loro grande valore naturale.